Commentiamo l'Apocalisse, questo splendido libro di poesie dedicate a Dio. Siamo al capitolo 5. Allora c'è uno assiso sul trono, che sarebbe Dio, sul grande trono, che ha in mano un libro sigillato con 7 sigilli. Questo libro, immaginate questa persona sul trono, che ha in mano questo libro. E questo libro è il senso della storia, è il perché noi siamo qui. È il libro su cui è scritto perché esistiamo, perché stiamo lottando, perché ci impegniamo tanto, a che cosa porterà, che senso ha. Mi sono spiegato. Allora, la questione è che non c'è nessuno che è degno di aprire questo libro e di sciogliere le sigilli, cioè nessuno che può leggere questa cosa, nessuno ti può spiegare qual è il senso della storia, perché esiste l'uomo, perché esistiamo, perché ci diamo tanto da fare, che cosa porterà, cosa faremo, nessuno ce lo riesce a dire, né in cielo, né in terra, né sottoterra, nessuno è in grado di aprire quel libro e di leggerlo. È proprio una cosa reale. Noi abbiamo avuto delle ideologie che sono venute a spiegarci qual era il senso della storia, qual era il senso per cui eravamo qui, hanno fatto solo dittature, quindi è proprio vero, quando trovate uno che vuole dirvi queste cose, spiegarvi tutto, mi sa che vi vuole fregare, nessuno è in grado di fare questo. Però allora a un certo punto questo Giovanni piange perché dice: qua nessuno ci dice perché, allora perché tanto darsi da fare, perché impegnarsi tanto per il bene se non sappiamo che cosa porterà, se non sappiamo che senso ha. Capite? Diventa pessimista, come tante volte anche noi siamo tentati di diventare pessimisti quando ci siamo accorti che tutte quelle ideologie, che se prima sembrava questa cosa, il progresso, guarda che progresso, vero? Qualche anno fa sembrava il progresso, tutto che migliora, più o meno, tante volte cose peggiorano, è vero? C'è più morte di fame oggi che 30 anni fa, è vero? C'è più poveri oggi che 30 anni fa, per dirne una. Allora anche noi siamo tentati di piangere, invece uno dei vegliardi, questi vegliardi, che sono 24 i vegliardi, l'abbiamo visto ieri, perché sono 24? Perché sono le 12 tribù di Israele più i 12 apostoli, quindi è un simbolo per dire il popolo eletto, il primo popolo eletto e il secondo popolo eletto che siamo noi, perché sapete che noi siamo il secondo popolo eletto, la seconda prova che Dio fa. E dice: non piangere più, ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda. Allora i profeti, quando parlavano del Messia che doveva venire, lo diciamo anche nelle antifone prima di Natale, quando vi ricordate che cantiamo Regem Venturum Dominum Venite Adorem, quando cantiamo quello ricordiamo il leone della tribù di Giuda, sarebbe Gesù. Quindi ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. Egli dunque aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Ecco chi è che ci spiega perché esiste l'uomo, perché impegnarsi, perché lottare, che senso ha la storia, che senso ha la nostra vita, che senso ha il nostro impegno per il bene. Gesù Cristo ce lo spiega, Gesù Cristo lo può capire, Gesù Cristo lo può dire. Capite che grande messaggio? È chiaro che doveva dirlo con un linguaggio simbolico, perché è un messaggio forte, che loro dicevano che era solo l'imperatore allora, quel tempo lì, invece lui dice è Gesù Cristo. E allora, se volete trovare una speranza per lottare per il bene, una forza, un senso, lo trovate in Gesù Cristo. E allora vedi ritto in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi, che sappiamo questi 4 esseri viventi rappresentano tutta la creazione, e dai vegliardi, che rappresentano i 2 popoli eletti. Quindi Gesù è re dell'universo, di tutta la creazione, infatti attorno a lui ci sono i 4 esseri viventi, ed è re della Chiesa e dell'antico popolo di Israele,
Quindi il re di Israele, il re della Chiesa, il re dell'universo. Ecco la festa di domenica prossima, Cristo re. Cristo re dell'universo, re della Chiesa, re di Israele. E c'è, chi c'è in mezzo a loro? Un agnello come immolato. Ecco qui. Una volta si sacrificavano gli agnelli per mettersi in rapporto con Dio. Ma chi è stato il vero agnello che si è sacrificato? Gesù. Si è sacrificato sulla croce. Quindi, infatti, noi non diciamo nella messa agnello di Dio che toglie i peccati. Vi ricordate quella preghiera lì? Ecco, cioè, se non la dice Renzino, io non la dico, quella lì, no? Ecco, agnello di Dio. Allora, praticamente, non è che ricordiamo agnelli, il capo della Fiat, o... no, ricordiamo Gesù, che è il vero agnello, colui che ha dato la vita. E dice questa cosa anche strana, ha sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio, quindi è pieno di Spirito Santo, questo Gesù, e infatti è vero. E allora giunse, prese il libro dalla destra di colui che era seduto al trono, e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi, i 24 vegliardi, si prostrarono davanti all'agnello. Ecco, lui è il re, tutto l'universo si prostra, Israele si prostra di fronte a Gesù, la Chiesa si prostra, l'universo, tutto, e tutti quanti spantano, no? E hanno delle coppe d'oro che sono le preghiere dei santi, non i santi. I santi siamo noi, coloro che sono stati santificati da Gesù, anche se siamo peccatori, siamo anche santi perché abbiamo Gesù in mezzo a noi. Ecco. Quindi, qui vuol dire che Cristo è il Re. E dicono questa bellissima preghiera rivolta a Gesù. Tu sei degno di aprire il libro e di prenderne il libro e di aprirne i sigilli. Cioè, solo tu ci puoi spiegare il senso della vita, il senso della storia, il senso del nostro impegno. Perché tu sei stato immolato, cioè tu hai dato la vita per noi, quindi ce l'hai dimostrato che la vita ha un senso, perché tu l'hai vissuto per primo questo senso della vita, questa lotta per il bene, perché hai dato la vita, capito? Quindi tu sei come quello che dà senso al nostro impegno per il bene, perché sei stato il primo ad esserti impegnato per il bene, perché sei stato immolato. Hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Eravamo tutti schiavi. Eravamo schiavi dell'egoismo, eravamo schiavi delle ingiustizie, eravamo schiavi dei condizionamenti degli altri. Potreste fare un elenco di schiavitù che abbiamo noi nella vita quotidiana. E Gesù ci ha liberato da questa schiavitù. E cosa ha fatto? E noi veniamo da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. La Chiesa viene da tutti i popoli. La gente è di tutti i colori, di tutte le lingue, è vero? La Chiesa è un popolo universale. E cosa ha fatto di noi? Li ha costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti che regneranno sopra la terra. Ecco, noi siamo questo regno di sacerdoti che regniamo sopra la terra con Cristo che è il re dell'universo. Ma noi regniamo come ha regnato Cristo, eh? Attenzione, è un altro modo di regnare, non regniamo con la violenza, con la forza, col potere, ma regniamo con l'amore, col servizio, col dare la vita. Siamo sacerdoti, siete sacerdoti, perché portate a Dio tutta l'umanità. Voi avete in mano queste coppe, spiega qui, no? Che sono le preghiere, quindi voi portate queste preghiere dei santi, le preghiere di tutta la gente e portate a Dio. Bello il libro dell'Apocalisse, vero? Leggetelo più sovente, perché è il libro più bello il libro più bello della Bibbia, forse, perché però è difficile perché è poesia, no? Però è bellissimo. Non parla della fine del mondo, l'Apocalisse, non è vero. Parla di adesso, parla del presente, è vero? Poi alla fine parla, l'ultimo capitolo parla della Gerusalemme celeste, del paradiso. Ma fino al capitolo 19 parla di adesso, del presente.